Dai! Che tira, porca boia, Vasselina! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a Sono Metti Mars e siamo qua su FIFA 20. Finalmente ragazzi, noi cosa abbiamo? Quest'anno abbiamo preso il Crotone per quanto riguarda la Serie B. L'allenatore non è più il mitico Ronzo Canà, ma il figlio Ronzino, perché se Ronzo era un po' stro, il figlio è un po' stronzì. E quindi il figlio, essendo figlio di papà, vuole seguire il pallone del padre, che vi ricordate Ronzo nel FIFA 18 era con il Bari, che ha vinto la Serie B, che insomma ma va bene, e quindi diciamo vuole seguire un po', perché insomma Oronzo poverino era senza soldi, poi insomma un po' di soldini l'ha fatto, quindi il figlio è un pochino più accomodato e tante cose, e quindi diciamo abbiamo il nostro stupendo Crotone. Io ho già fatto il campionato europeo, qui ho vinto, l'ho fatto off camera, e siamo alla prima partita, ho fatto anche un po' di mercato, siamo alla prima partita con il Pisa, la prima partita della stagione di Serie B, e poi in più, oltre che avere insomma il classico, la classica carriera, abbiamo anche la modalità GDR che ho introdotto manualmente, che è questa qua ragazzi, vi faccio vedere velocemente perché ho fatto un vlog su questo, quindi se vi interessa magari andate anche a vedere il vlog. Praticamente la modalità GDR che cos'è? Sono degli imprevisti che ho, vedete, ho messo manualmente dal computer con la nostra ruota della fortuna. Come funziona? Quando un giocatore ha un'interazione con l'allenatore, quindi con Ronzino, un'interazione negativa che può essere la mentela, un confronto, una richiesta, si attiva tutto questo popò di roba, vedete che sono numerati. Cioè, per esempio, raccomandato politico, se esce il 4 giochi tutte le partite della stagione. Cioè, se esce il 13 beccato in doping, ci sono tre livelli di doping. Figlio di figli di papà, non vendere per tutta la stagione. Quindi sono abbastanza anche pesanti. Abbiamo questa interazione per quanto riguarda, come ho detto, gli imprevisti dei giocatori per quanto riguarda lamentare le richieste eccetera eccetera. Poi abbiamo gli imprevisti per quanto riguarda la compravendita, ad esempio ti chiaccio nella malora, fai la canaglia, offri il meno possibile, oppure ci vediamo al prossimo mercato, o aumenta il bonus di un terzo, tutte queste cose qua ragazzi. E poi abbiamo anche l'offerta ricevuta dagli imprevisti, canna del gas, accetti la prima offerta senza trattare, ti senti un riccone, spara un cifrone, anche prima. E ci abbiamo tutti questi imprevisti da applicare. Noi cosa facciamo? Attiviamo la nostra bella ruota della fortuna, vedete? È uscito il numero, io sto guardando la ruota, quindi per questo guardo un po' fuori camera. 26, per esempio, imprevisto giocatore per quanto riguarda le interazioni, 26, nessun problema. Abbiamo anche questa percentuale del nessun problema, che quindi ti va liscio e non succede niente. Serve perché altrimenti sarebbe un disastro, no? Quindi serve anche la percentuale che non accada niente. Poi ripeto, non ve le sto a leggere tutte perché ci ho già fatto un vlog, quindi se volete andate a leggere un vlog. E quindi questa è l'interazione GR che io voglio mettere insieme al gioco, ok? Il gioco, anche se gioco abbastanza completo di suo, però questo gli dà un po' di pepe in più. Questa modalità non l'ho inventata io, è stato in via di Falconero che gli ho chiesto il permesso naturalmente per utilizzarlo, ha accettato e lo ringrazio veramente di cuore, anche perché insomma al di là di questo è un amico, e quindi lo porto sempre con me nel cuore. Vi consiglio di andare a vedere il suo canale perché lui a portare FIFA è un grande, quindi ragazzi penso lo conosciate perché è famoso. E quindi noi andiamo avanti con il nostro Crotone ragazzi, vi faccio vedere un po' la rosa. Abbiamo Barberis che è un 69, 25 anni, attaccante. Webbles, non imparerò mai a dirlo, un 65, attaccante. Gomez che era nel Bari, ci sono affezionato. Poi Mustecchio, Rotten, TD, Buddy Shill, io lo chiamo Biascilo, è un 18enne, è un DC. Poi Spolli, che l'ho trovato qua, fa parte del Crotone, non lo conosco.
Ben Ali, un altro 70, comunque 72, 73, ora questi sono i massimi, Mostacchio, Spolli, Ben Ali come overall, però sono un po', Spolli quanti anni ha, scusate, 36, Spolli il prossimo anno se ne va, 27, Mostacchio 30, quindi hanno un overall alto per quanto riguarda il resto della squadra, ma hanno un overall basso per quanto riguarda l'età, insomma. Poi abbiamo Mazzotta, Saka, Kordaz come portiere, poi Vido, sostituzione, che non è male perché anche 22 anni, comunque continua ad allenarlo. Poi Messias, Nalini, Gommelt, Festa, Marrone, Curato, Zanellato, Bellogli, Golemic. Ecco, l'accento è sulla C, come la dico? Golemic. Com'è l'accento sulla C? Golemic. Sto morendo. Fa sta cazzata. Evans, Uomo, Ruggero, Figliuzzi e Lopez. Poi Molina e Gigliotti. Mi sono scordato, scusate. A noi cosa ci manca? Fondamentalmente l'esterno sinistro, l'esterno destro, perché non abbiamo sostituzioni tranne per Messia, ma un 60 non lo vorrei mettere in campo. Anzi, non è Messia, è Nalini, un 67. Quindi diciamo forse adattandosi più un esterno destro ci manca, e ci manca il TS e il TD, che non abbiamo sostituzione, però Mazzotta potrebbe andare anche come esterno sinistro, quindi in teoria ne abbiamo due, quindi l'esterno sinistro non ci serve. Ok, questo sto facendo mente locale io. Poi vi faccio vedere la lista dei trasferimenti. Ok, questo qua abbiamo comprato, Biascilo del Crotone, 1,5 milioni. Simi l'abbiamo venduto perché è quello che aveva l'overall più alto, ma era un ciocco di legno, non riusciva nemmeno a tenere il pallone, ragazzi. Poi abbiamo preso Saka dall'Arsenal, insomma spero prometta bene. Crociata l'abbiamo venduto, Webbels l'abbiamo preso a 780 solo, beh, non preso bene. Gomez, 1,5 milioni penso sia poco per Gomez, se si comporta bene e si adegua alla squadra potrebbe far bene. Poi andiamo a vedere all'Hub Mercato. Boga mi piacerebbe, però mi sa che costa un botto. Io aspetterei un pochino perché aspetterei un po' i prezzi, ragazzi, perché andare alla cieca non mi piace. Lui TS e S, le S siamo a posto, il D e S troppo alto, e D attaccante. Greenwood potrebbe essere buono, Kubo esterno destro, però il giapponese non mi fido, sono piccini non mi fido. Davis potrebbe essere ottimo, ma non me lo danno, perché cioè non me lo danno proprio, vede? Esterno destro, esterno sinistro e TS, ottimo. Questo è meraviglioso, Millot, solo per i capelli ti piglierei B. Ok, sì, vabbè, lasciamo sta. Poi DC siamo abbastanza a posto. TS, cioè non c'è un TD, un TSTD per caso? Sessegnon, Magaro, l'avevamo nel Bari. Besten, Magaro, l'avevamo nel Bari. Puig, l'avevamo nel bar in CC, che ci potrebbe servire per il momento. Quanto vuole? E la Madonna. Bastoni, Magaro. E Dabo l'avevamo nel bar, ma per il momento lascio perdere. Poi stanno a sinistro, non mi serve al momento. Quindi aspettiamo un po' di risultati. Poi, qua, chi abbiamo? Yap. Io cerco di non prendere, ragazzi, quelli senza volto, perché ho bisogno di interagirci, senza volto non riesco. Ma c'è qualcuno di un po' che non sia proprio rognoso? Felipe Saavedra, boh. Poi Asa, TS, Alberto Rizzo, però della Cittadella addirittura. Quanti anni c'ha Rizzo? Non me l'ha detto, è andato. Pellegrini, ma Pellegrini mi sa che è alto, non ce la famo. Ok, questi ce li abbiamo già.
Allora ragazzi, andiamo a fare la partita col Pisa. Io la squadra per il momento la tengo così, la rosa è questa, 4-1-2-1-2 più spiccioli. Quindi speriamo ragazzi. Ragazzi, con il Pisa dovrebbe essere abbastanza facile, eh. Cioè se prendiamo pure col Pisa la vedo dura. Qualificazione che passa attraverso i prossimi 90 minuti. Non ammette repliche, perde torna a casa. Vamos. Dobbiamo provare la squadra. Dovrebbe farla la tenuta nervosa. Promise, mi raccomando, che potrebbe essere quello campiona. Bello, bravo Gomez. Si schierano col 4-4-2. Minchia, li stava perculando quasi. Difesa ragazzi. Sacrifica qualcosa in mezzo al campo. Ragazzi. Ragazzi. Meno male che ne scappò. Cioè, non ha manco tirato, dai che scappò. Beh ragazzi, vedo che siamo messi bravi, bravi, grande passaggio, ti voglio bene, io segno nel libro nero, meno è il Pisa ragazzi, si vede, io è più di un mese che non tocco FIFA, dal 18, da FIFA 18, quindi abbiate pietà. Centrale di difesa, il mercato l'ha portato, c'è ovviamente curiosità fra tifosi e addetti ai lavori per capire se è l'uomo giusto per il reparto difensivo. Non basta. Ma se non ti smarchi, cosa ti passo? Eccolo! Grande Gomez, l'ha fatto subito! Ho detto ragazzi che Gomez è l'uomo. Che fa? C'è la mosca? È l'uomo partita. Oh, era un attacco epilettico. Ha superato il portiere lasciando partire un bolide che ha gonfiato la rete vicino a si parla pure questo. Barba e capelli fatta per il portiere. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Secondo me si è anche caccato un po' addosso il portiere. Così c'ho questa sensazione. Grande Gomez. Ma non mi deludi mai, non mi deludevi nel. Poi non si è manco invecchiato, non mi è deluso nel 18. Dai, bravo! Spolli? Grande Spolli. Vedi che vecchia scuola. Gallina vecchia fa buon brodo. Oh! Qualcuno? Cazzo Gomez però. Eravamo già in azione. Comunque un gol qua non basta. Perché non ho il controllo della situazione. Guarda quello. Quell'altro era da solo, eh. Ragazzi, però state troppo, non vi smarcate. E lo voglio passare sopra, passa sotto. Gomez. Ancora la circolazione di palla. Pallone invitante. Conclusione. Attenzione, occasione. No, ma un'ottima occasione per incrementare il porco boia. Ma che chi è? Ma guarda che lavoro, poi. Ma che stai giocando a golf? Goebbels. Ma che stai giocando a golf davvero questo? Se porterà la mazza di ieri, se porterà Buca. Ragazzi, e me lo mandate contro 3 però. Si abbassano, consegnano il pallino del gioco agli avversari, vedremo se sarà la mossa. Vai. Tira! Che cazzo è successo? Ma era dentro! Sì, dai! Ma che cacchio! Occhio al corner! Ma a me sembrava dentro! Ero tranquillo! Chi è? Saka! Saka, fuori! Maledetta a te, Saka. Su, corri almeno. Tacci tua. Chi è? Che è successo? Saka, mortacci tua, Saka.
Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Sì, ha tua moglie. Sarà meglio allontanare il pallone. Che è? Oh! Ah, sta fermo ogni 5 secondi. Dai. Però ragazzi non ci siamo. Saka, non c'è qualcuno di meglio di Saka? Spolli bravo. Gomez, vabbè, non ne parliamo, bravo. Tutto pronto? Saka, aspettiamo si stanchi un pochino, poi lo cambiamo, perché non mi è piaciuto affatto. Prosegue qui dell'avanzata. Andre, beh, cazzo, ma non devo fare complimenti. Marin. Bravo Marin. Ha intercettato bene il passaggio. No. Dai, però siete un branco di sudici, eh. Attenzione perché è pericoloso. Grande recupero in area. A caccia del gol del Bayern. Tira via, cazzo! È ufficiale notizia di Madonna che sta. Gli ha dato una ginocchiata. Dal Bayern Monaco. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà un. Ragazzi, siamo addormentati. Ed ecco l'intervento dell'arbitro. Ma di cosa? Ammonizione. Ci sta tutta, ci sta tutta. Ma non c'è un posto da solo, l'imbecille. Da qual è il fallo? Ma mi è montato addosso lui. Si accusino di un fallo, ma in questo caso la scorrettezza era troppo evidente per restare impunito. Prova a sorprenderlo e c'è la parata, davvero una gran botta. Stato bravo qua. Bravo. E Biascio. Ande Biascio, come mi piace quando levate sti palloni. Mi piace proprio Biascio. Porca maiala, Vido. Come fai a sbagliare ste robe, Vido? Vido mi sa che non ci vede. Dai. Tanto nel mezzo non lo fate mai. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Vai, corri. Bravo. Non rischiare però, mannaggia a me. Guadagna metri. Bravo. Guarda che fatica per fare un passaggio. Quanto siamo? 75esimo, ne voglio fare un altro, ragazzi. Girano bene il pallone. Attenzione, occasione! Tiro le spinte. Dai, che tira, porca boia, Vasilim! Dai! Che tira, porca boia, Vasilim! Tira sto cazzo del pallone! Ma non è possibile! Ma che succede? Ma robe mai viste! Ma manca paperissima ste robe. Vido. Ecco perché ti avevo messo in panchina. È fuori gioco. Tira via. Dai, levaglielo. Fatto un fallo, ragazzi, che. No, ma non si può sudare così con la partita contro il Pisa. Barberis. Andata bene un malato rosso. E lì ha avuto un momento di stizza. Pensava di averla fatta franca forse. L'arbitro attento. Ha solo concesso il vantaggio. Tre gialli, ragazzi. Come giochiamo male? Sarà una sostituzione. Che schifo. Ma guarda questo. Perfetta e palla recuperata. Condizione ideale. A campo a disposizione. Allora, inventati qualcosa, Che ho fatto fallo che. La palla che si è persa abbondantemente sul fondo. Era un'occasione da sfruttare meglio. Bravo! Oh, ma qui a che siamo proprio nell'esosfera. Ma guardate che lavori per vincere la partita! Tanto lo fanno, raga, al 90esimo! Guardalo, eccolo! No! Peccato per tua madre quando ti ha partorito, sì. Mi spiace. Mazzotta. Andiamo a bordo
campo, Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? Teniamola, ragazzi. Comunque partitaccia brutta. Grazie, Matteo. Avanza, palla al piede. Lido che ha fatto di quelle robe che... Madonna, botta tirato! Tranquillo per lui. Spesso sono proprio... Madonna, che cannonata ha tirato Vido! Ah no, l'ha parata! Ha tirato una cannonata pazzesca, Vido! Bravo! Minchia! Devo far giocare più spesso se tira queste sciabordate. Vai Benali! Vai Benali! Occhio al tocco in mezzo! Oh, ma andateci però! Che fa? E l'arbitro fischia la fine dell'incontro, 1-0. Ragazzi, partita più brutta non l'ho mai vista. Ecco. Certo, però anche lui non è che è un genio, eh. Ronzino è un genio, non so di cosa. Biascilo, complimenti, Biascilo. Vido, mi è piaciuta l'ultima azione. No, ho messo in grande. Spolli, bravo, mi è piaciuto pure Spolli. Quindi ragazzi, io direi che la prossima volta siamo contro il Frosinone, facciamo un po' di mercato, cerchiamo di sistemare un po' la squadra che vedo che ha pesantemente bisogno. E quindi ci vediamo la prossima volta. Magari se avete qualche consiglio di qualche giocatore TS, TD svincolato oppure che costi sul milioncino così, o 1,5 milioni, me lo dite e magari li andiamo a cercare. Quindi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti.